Ammirare i paesaggi naturali, viverli, avendo un contatto stretto mentre li esploriamo, è un vero piacere. Abbiamo un bisogno innato di interagire con il mondo che ci circonda. Anche riposare e nutrirci sono necessità, ma sono anche una fonte di piacere. Siamo in Sardegna, una terra che, grazie anche alla sua insularità, è nota per aver custodito per migliaia di anni tanti aspetti del passato e alcuni sono proprio legati al cibo. Quest'isola possiede una grande varietà di cibi tradizionali. Fra questi, la seada è davvero singolare. Vanta una storia antichissima e viene preparata con gli stessi ingredienti e in modo del tutto simile al passato. Oggi è conosciuta anche nel continente, ma è stata la Sardegna a custodire e tramandare questa bontà per millenni. In questo racconto scopriremo i luoghi dove questo è stato possibile. Capiremo come dalle lontane origini le seadas sono giunte fino a noi e soprattutto vedremo nel dettaglio la preparazione della vera seada sarda, di quella che possiamo definire non proprio un dolce, ma un gustosissimo dolce salato, preparato in alcuni luoghi dell'isola con il formaggio, mentre in altri con la ricotta. Questo cibo arriva dal grano e dal lavoro dei pastori, ma non sappiamo se abbia avuto origine sull'isola o altrove. Sicuramente era conosciuto nell'antica Roma e nelle terre dell'impero già un secolo e mezzo prima della nascita di Cristo. Infatti Catone il Censore, in un suo libro sull'agricoltura, descrive la ricetta di un dolce creato impastando acqua e farina fino a ottenere una sottile sfoglia nella quale si metteva del formaggio fresco e del miele. Anche Apicio, un appassionato cuoco e scrittore che visse più o meno in quel tempo, nei suoi racconti parla di dolcetti di farina fritti nell'olio e spalmati di miele. Questo buon cibo tradizionale è stato preservato soprattutto nel cuore della Sardegna, nella Barbagia, dove ancora lo preparano come primo piatto salato. E in base al luogo lo chiamano sa cocco i brena, sa sevada e in diversi altri modi. La tradizione si è mantenuta intatta anche in altre zone, curiosamente tutte situate nel centro-nord dell'isola, come l'Ogliastra, il Logudoro e in particolare la Gallura. Raggiungiamo Mamoiada, un piccolo paese di circa 2.500 abitanti, situato poco lontano dalla città di Nuoro, lungo il percorso che dal capoluogo conduce ai monti del Gennargentu, i più elevati dell'isola. In questo territorio ricco d'acqua, tanto da renderlo abbastanza verde in tutte le stagioni, spiccano i vigneti del Cannonau, uno dei tanti vini pregiati che appartengono a questa terra. Antonio è fra i tanti paesani che si dedicano al proprio orto, tuttavia lui ha deciso di coltivare anche una pianta più tipica delle pianure che di questi paesi montani. Infatti, insieme a sua moglie Maria Grazia, si prende cura di un piccolo campo di grano. Oggi Antonio libera il campo da alcune piante infestanti e verifica se il frumento è abbastanza maturo per essere colto. Siamo nei primi giorni di un caldo e afoso mese di luglio e questo renderà ancora più duro il lavoro della mietitura. Pronto este? È quasi pronto. E tanto vecchio? È quasi vecchie. Pronto, vecchio, oramai. E tanto vecchio? Messa, messa, non vi ho solo dei su pane.
Antonio e Maria Grazia utilizzeranno questo meraviglioso dono della terra per fare il pane in casa, ma una parte del raccolto servirà per creare la pasta delle seadas, che i mamoiadini chiamano cevada. Come tutti i paesi della Barbagia, anche Mamoiada custodisce storie ancestrali arrivate fino a noi, sfidando il tempo fra mille segreti, più custoditi che svelati. Mamoiada è il paese dei mamutones e delle maschere. Le vediamo ovunque, con i loro tratti unici, come il carattere dei sardi. Qui ha sede anche il Museo delle Maschere Mediterranee, un luogo prezioso per comprendere meglio il significato dei rituali barbaricini, in questo caso messi a confronto con quelli di altri popoli che si affacciano nel grande mare che separa l'Europa dall'Africa e dal Medio Oriente. Mascherarsi o travestirsi significa nascondere le proprie sembianze e assumere quelle di altri. La maschera facciale è considerata un mezzo capace di mettere in comunicazione gli uomini con il mondo spirituale, un continuo mescolarsi tra sacro e profano, evidente nei riti propiziatori che l'uomo pratica fin dagli inizi della storia umana, riti che i mamutones e altri gruppi mascherati rappresentano in diversi periodi dell'anno. Dietro una maschera c'è sempre l'uomo e prima del volto di colui che la indosserà ci sono lo sguardo attento e le mani di chi la crea. In paese alcune botteghe artigianali realizzano questi manufatti unici. Daniele, nel suo laboratorio, è particolarmente attivo. Ha imparato fin da giovanissimo a scolpire il legno e a levigarlo, a dargli pazientemente una forma fino a ottenere la maschera. La sua è una tradizione di famiglia. Il papà Ruggero, che ancora ha qualcosa da insegnare, ha trasferito l'arte di trasformare il legno a suo figlio Daniele e insieme creano questi capolavori che incantano chi li osserva. Usar maschere de suspicione minores che vuole prepararvi alla Santa Rosa Pivire. Che vuole fatta. Il fascino di queste maschere è dovuto non solo alla pregiata foggia artistica, ma anche alla storia che le accompagna, divenuta nel tempo un segno distintivo di questa terra. Anche la storia delle Seadas è motivo di vanto per la tradizione sarda. Gli ingredienti sono semplici e facilmente reperibili, caratteristica che ha permesso a questo cibo di resistere nel tempo. Si tratta di creare un contenitore di pasta e un ripieno, ma è proprio quest'ultimo che, come vedremo, renderà più complessa la sua preparazione. Mentre Maria Grazia crea un impasto di semola, acqua e un pizzico di sale, Ottavia prepara lo strutto. L'obiettivo è quello di ottenere quella pasta violada, chiamata anche violata, tipica della cucina sarda, utilizzata in tante ricette di dolci o pasti salati. Curiosamente, la quantità di strutto da inserire non è mai la stessa. Alcune donne utilizzano una misura di strutto prestabilita, altre invece sanno bene che ciascun impasto è a sé, come in questo caso,
dove Maria Grazia valuta al momento quanto la pasta ne richiede, anche in base al clima che oggi abbiamo. La semola è presente da millenni nella cucina sarda, così come lo strutto, visto che tutti possedevano un maiale in casa e potevano ricavarlo. Mescolare semola e strutto può essere semplice, ma per ottenere una buona pasta violada, quindi una pasta ammorbidita, ci vuole una certa esperienza. Il risultato sarà evidente dalla consistenza friabile e dal profumo intenso delle seadas. Che storia che è la cevada. Prima Mamoiare, e anche in tutta la Barbagia, era considerato un piatto semplice, un primo, un secondo. Poi adesso è diventata, da qualche anno a questa parte, è diventata anche un dolce, coperto di miele, di zucchero. Insomma, le cose sono cambiate, si sta meglio adesso. In antichità, invece, ti ricordi, come dicevano i nostri genitori, la usavano anche come primo, condita col sugo. In realtà, oppure come secondo. Sì, in realtà mio cognato, fratello di mio marito, quando tornava dalla campagna verso le 11, la mamma aveva sempre l'acqua che bolliva sopra la cucina e gli diceva: Izume, de là una cevada? E allora la metteva a bollire con figlio un raviolone. Mio, della cucina una cevada? E la metteva a bollire con un raviolone e la condiva con tanto formaggio e tanto sugo. Ecco. Era un piatto unico. Quello che dice Maria Grazia è vero. Solitamente, nella Barbagia, le seadas erano grandi quanto un piatto e non veniva aggiunto lo zucchero o il miele. Oggi sono rimasti pochissimi luoghi in Sardegna dove ancora si tramanda questa antica ricetta, la versione salata delle seadas. Se creare la pasta delle seadas è laborioso, preparare il ripieno non è da meno, anzi, questa è la parte più impegnativa. Per fare le cevade, mia mamma ovviamente prima preparava il formaggio, che di solito lo faceva sia con il latte di pecora che con il latte di mucca, perché nell'ultimo periodo avevamo le mucche, che noi in sardo chiamiamo vaas. Dopodiché, soprattutto nelle giornate invernali, che c'era freddo, e il formaggio veniva messo così come ho fatto adesso io, dentro un tegame, coperto con un panno di cotone, insomma bianco, e lo faceva riscaldare in modo che si inacidisse, perché per poter filare è necessario che il formaggio sia inacidito, altrimenti non fila. E faceva proprio questi movimenti qua, lo teneva proprio sott'occhio continuamente, addirittura anche la notte, più delle volte, perché quando c'è molto freddo non inacidisce subito il formaggio e quindi era necessario proprio controllarlo costantemente. Addirittura mia mamma più delle volte andava a dormire la sera e si alzava anche a mezzanotte, l'una, per andare a verificare l'acidità del formaggio. Una volta che si rendeva conto che era inacidito, ne tagliava un pezzettino e lo provava. E se lo trovava pronto, quindi già inacidito, lo lavorava subito. La prova consiste nell'asportare una piccola porzione di formaggio e sistemarla vicino al fuoco del camino, dove è necessario che ci sia una temperatura abbastanza elevata. Una verifica semplice ma molto efficace. Se il formaggio fila, significa che quando verrà messo in cottura per fare le seadas, filerà. Se invece non fila durante questa prova, è segno che ancora non ha raggiunto la giusta acidità che lo porti a filare e quindi bisogna attendere ancora. Il formaggio sta già iniziando a filare, eccolo qua. Proprio sta filando proprio da solo. È proprio un filo bello, sembra un filo di seta. È perfetto, perfetto così per fare le cevade. Grazie a su che sta creando, pronto pro che lo urriare. O muovo che lo trunco e adesso lo taglio. E io metto subito l'acqua. Brava. Grazie, il formaggio è inacidito, pronto per essere lavorato. Adesso lo taglio, dice Ottavia.
Maria Grazia prepara la classica pentola larga e bassa con un po' d'acqua e sale, pronta ad accogliere il formaggio. Quando ero bambina ricordo che mia mamma preparava le cevade molto molto semplici, pasta e formaggio e basta, non c'erano altri ingredienti, pasta violada ovviamente. Così come si fa tutt'oggi a Mamoiada, allo stesso modo. Il formaggio addirittura, mi ricordo proprio mia mamma quando lo preparava, perché lei era molto più brava di mio babbo, devo dire la verità. Non che non lo sapesse fare bene mio babbo, però era sempre molto nervoso, molto agitato e quindi se non gli veniva bene mollava tutto e se ne andava. E quindi mia madre non gli permetteva nemmeno di iniziare. Il formaggio, grazie alla giusta acidità, in breve tempo si scioglie e inizia a filare. Quando si asciuga del tutto e diviene denso, è pronto per essere trasferito sul piano di lavoro. Mentre è ancora caldo, Maria Grazia lo distende fino a lasciare uno spessore che la sua esperienza ritiene essere quello giusto per garantire un buon ripieno per la seada. Poi inizia a porzionarlo. Altre donne in paese prelevano direttamente dalla pentola alcuni pezzi di formaggio per ciascuna seada. Grazie, regoli che sanso, perché non si buttava assolutamente niente in passato, ma anche adesso non si dovrebbe fare. Tutti questi pezzetti residui adesso Grazia li rimette nell'acqua e formerà una cevada unica. Con il formaggio pronto non resta che distendere la pasta che lo accoglierà. Questa non deve essere molto sottile perché in cottura potrebbe lacerarsi e consentire la fuoriuscita del formaggio fuso. Per impedire che questo avvenga è necessario prestare particolare attenzione in questa fase del lavoro. Infatti Ottavia e Maria Grazia, oltre al giusto spessore che danno alla pasta, dopo aver messo il formaggio al suo interno, la pressano per bene e la chiudono perfettamente. La forma che viene data al formaggio chiaramente determina anche quella della seada. Non ne esiste una precisa. In tutta la Sardegna le fanno rettangolari, quadrate oppure rotonde. Con la frittura, il lungo lavoro giunge al termine. Così è sempre avvenuto nel passato e così avviene nel nostro tempo. Per friggere è sempre stato ampiamente utilizzato lo strutto, oppure l'olio d'oliva, in quei luoghi della Sardegna dove questo era disponibile. Ma in linea di massima tutti avevano a disposizione lo strutto. Oggi ciascuno utilizza l'olio che preferisce. Ma la seada creata con la pasta violada, con il formaggio acido al punto giusto e fritta nello strutto, è qualcosa di straordinario. Sono sempre di meno i luoghi dove la seada della Barbagia viene ancora preparata e gustata nella versione esclusivamente salata. Ovunque, in Sardegna, ma anche oltre il suo mare, tutti amano la seada con il gusto del dolce mescolato a quello salato. La apprezzano rifinita con lo zucchero, ma soprattutto con il miele, e la considerano un dolce, un gustosissimo dolce, un sapore che ben rappresenta la terra che per millenni lo ha custodito.